Bentornati ragazzi sul nostro canale. Oggi andiamo a fare la recensione della Spiropolvere senza fili di miele, la Triflax HX2. Ma subito dopo la sigla. Allora, come dicevo, questa qui è la Triflax HX2 Cat e Dog Most Powerful Miele Evolve. Vabbè, allora apriamola direttamente e vediamo co cosa troviamo e che cos'è. Ah, bene. Sto pezzo lo taglio, eh. 2 hours later. Ecco qui, ragazzi, come si presenta la scatola. Bellissima, bellissima. Allora, diciamo che questo qui è il diretto concorrente del Dyson V15. Lo so, magari a me non mi si vede, però non mi importa, stiamo guardando più che altro. Abbiamo l'istruzione, ma guardate come è fatta bene, cioè, no, ma è come la macchina tedesca, c'è cioè, sta poco da fare, tutta, guardate come è preciso, messo perfetto, come si deve aprire, come bisogna vederlo, cioè, una cosa fantastica. Oh, capito tutto? Ah, sono collate. Ok, quello che penso vediamo. Allora, eccola qui. Quick start guide, mode. Ah, oppure la guida. Vediamo, vedete. Qui ci spiegano tutto quanto. Come aprirlo, come toglierlo, come pulirlo. Premetto, ragazzi, che lo sto aprendo con voi, perciò non so come funziona, non l'ho provato, ma è appena arrivato il pacco da Amazon e lo vediamo tutto insieme. Ok, abbiamo il corpo centrale, eccolo, la nostra bestiolina. Non so se lo faccio cascare, mi moglie mi ammazza subito. Allora, qui ovviamente va messa la batteria, i diversi filtri, ma esteticamente è fantastica. Cioè, facciamo un giro. Bella, bella proprio. Ma vediamo cosa abbiamo dentro. Al contrario, la carpet carry full, eccola qui, la spazzola. Vedremo come si monta, se è facile o no. Eccola. Molto bella. Questa è la spazzoletta. Poi abbiamo qui il manuale classico, enorme. Questo per poggiare. Altra spazzolina, base da attaccare al muro con uno stop, ovviamente come Dyson, come tantissimi altri, dove possiamo mettere anche qua sotto il caricatore, vedete? Qua lo andiamo ad aprire e ci mettiamo il filo. Eccolo, che passa qui all'interno, esce da qui e si può attaccare al muro tranquillamente, oppure anche no. Altra spazzolina, ma adesso tra un po' vediamo tutto quanto sopra il tavolo, che cosa abbiamo. Il telecomando per montarla. Ecco la differenza tra Dyson, che diciamo loro non vanno a perdere troppo tempo a mettere il digitale perché è bello, è caro, cioè, sì, è vero, è bellissimo, loro sono molto più semplici. Zero, minimo, ecco, massimo, basta. Finito, non ci sta nient'altro. Ci sono due pin qua, ovviamente che danno il comando. Adesso lo vediamo come. Anzi, facciamo l'esempio. Ecco, la possiamo attaccare direttamente così. Premetto che l'ho appena presa, perciò non so manco. Cioè, attaccata. Cioè, perfetto, semplicissima. C'è un pulsante qui sotto, lo premiamo e si sfila. Ragazzi, non sto leggendo manco le istruzioni come si fanno, cioè perché è veramente intuitivo, semplicissimo e non è per niente complicato. Qui abbiamo il nostro caricatore, come vi ho detto, che lo possiamo attaccare alla base oppure attaccare direttamente così. Lo so, è un po' un casino qui sopra, ma adesso ci liberiamo di tutto e tiriamo fuori il resto. Abbiamo il corpo centrale. Allora, questo qui, che è quello principale, qui all'interno ovviamente c'è un chip,
Cioè, c'è un sistema che registra tutto quanto, come vedete. Eccolo. Questa spazzola si può cambiare, intercambiabile, molto semplice. Cioè, qua. Cioè, semplice così, ragazzi. Andiamo a sbloccare, guardate. C'è il simboletto bloccato, sbloccato. E poi. Cioè. E si sfila. Cioè, è semplicissimo. Andiamo. Wow, veramente. Cioè, io rimango sorpreso perché è semplicissimo. L'ho appena preso, l'ho appena smontato senza nessun problema. Si può lavare quasi tutti gli accessori. Si reinserisce facilmente. Ecco, lo reinserisco, blocco e si parte. Fantastico, guardate il pin, l'attacco. Adesso facciamo tutta una bella panoramica, non abbiamo ancora finito, perché qui abbiamo, mamma mia, le cose che abbiamo, ragazzi. Abbiamo questo per i cani, perché questo è il cat and dog. Anzi, voglio dire la differenza, allora, c'è anche la performance. L'unica differenza della performance è che abbiamo in più uno di questo qua diverso. Anzi, questo non c'è, che è cat and dog più che altro. Questo non lo trovate. Ma c'è un altro tipo di spazzola per i pavimenti duri, loro dicono, ma che si può acquistare a parte. E un'altra differenza con la performance è che ha una batteria aggiuntiva che si può anche comprare a parte. Perciò potete risparmiare un pochetto, secondo me, prendere la migliore, che è il cat and dog, che danno questa. E una batteria in meno, certo. Allora, l'asta. Eccola. Fantastica, veramente. Allora, ovviamente la batteria, ho letto che bisogna farla caricare almeno per 4 ore. Come è scritto anche qui. La prima volta deve essere caricata al massimo, cioè non si deve proprio usare. Deve essere carica al massimo e poi dopo si può utilizzare. Eccola qui. Allora, come dicevo, questa qui è la Triflex HX2, perché esiste anche la Triflex HX1, perché la miele è uscita. Vediamo un po' di casino, ma non importa. Anzi, ragazzi, se aspettate un secondo, facciamo passare dalla regia, così vediamo tutto bello in ordine, più caruccio. E grazie regia. Allora, come stavo dicendo, è uscita anche la Triflex HX1. La Triflex HX1, la differenza è che è uscita nel 2019, ovviamente, ed è stata la prima senza fili della miele, che è andata a competere contro il V12, anche il V15, per carità. Nel 2022 è uscita questa qui, la Triflex HX2. Cosa cambia? 60% di potenza in più. Anzi, cercherò di far comparire qua a fianco a me tutte le specifiche tecniche. Perciò vediamo qui o qua, ma adesso vediamo dove la possiamo mettere. E vai, vediamo durata della batteria. La batteria dura 60 minuti. Ovviamente comprando la batteria a 120, ma quello è scontato. 60 minuti, massima velocità, ovviamente calerà un pochetto, non sarà più come prima. Si può cambiare in 3 modi. Ma anzi, adesso lo andiamo a vedere proprio. Andiamo a costruire immediatamente insieme. Allora, vediamola. Voglio capire un attimo come si fa. Ah, ecco qua. Ci sono i pin. Ma non so come costruirla, sinceramente. Facciamo questo qua, va. Poi proviamo tutte le combinazioni e vediamo. Mettiamo questo. Ecco qui, ragazzi. Bellissima, pronta, assomiglia, ecco, a un Dyson. Però c'è anche un però, possiamo vederla anche in altri modi, in differenti combinazioni. Ma andiamo a vedere, prima di cambiare tutte le combinazioni e provarle tutte quante, ovviamente su tutte le nostre superfici, voglio. Allora, si sfila facilmente, solo che è pesante. Diciamo che si sente che sono materiali premium, ma veramente tanto, cioè,
No, non è leggero e ogni tipo di spazio all'interno ha un processore che elabora dati e riconosce, aumenta la velocità, sa quanta spazzatura c'è, tipo come il V15, uguale. Su quel lato là è simile. L'unica differenza, da come ho capito, è molto più potente. E la cosa più brutta è che, sinceramente, non ho trovato una recensione in italiano di questa miele, ma, non, ma manco della HX1. Perciò ho deciso, facciamo la recensione dell'HX2, 3 in 1 design, come avete visto, Made in Germania, lo ripetiamo. Qui possiamo vedere la carica della batteria. Come abbiamo detto, adesso andiamo a vedere invece il nostro cestino con un filtro EPA che 99 per 99,99% assorbe, cioè è fantastico. Sfiliamo questo pulsante. Questo, ragazzi, non c'è nessun pulsante, perciò penso che sia soltanto da, non lo so, tirare su. Semplice. Allora, adesso vi faccio vedere. Bloccato. Sbloccato. Sblocchiamo di più girandolo tutto quanto e probabilmente si sfila. Questo penso che serva bene. E lo sfiliamo del tutto. Eccolo qui, ragazzi. Wow. Fantastico, vedete? Allora. Allora, come abbiamo visto, è stato sfilato e niente, girandolo si pulisce, si toglie tutta l'attrezzatura che c'è all'interno. Poi da questa parte si blocca e ovviamente c'è anche un modo per sfilarlo. Che adesso non trovo. Ma lo andiamo a vedere più tardi, sinceramente, ragazzi. Allora, guardate com'è fatto. Fantastico. Veramente bello. Ottimo. Adesso lo rimontiamo. Spero dal verso giusto. Ok. È bellissimo anche. Si può smontare tutto quanto qua, cioè. È proprio semplice, semplice per rimetterlo pure, ecco. Bloccato, cioè, ottimo. Poi andiamo a rimettere, anzi facciamo vedere un attimo qua, ragazzi, ecco, andiamo a rimettere qui e come vedete non si sfila a meno che non lo sblocchiamo una volta, cioè fantastico, eh? Semplicissimo. Veramente semplice, lo vogliamo montare in modo differente e adesso lo andiamo a vedere. Perciò rimanete con noi. Ok, ragazzi, eccoci qui. Facciamo. Wow. Ok, ragazzi, adesso andiamo con la prova di aspirazione. Come potete vedere, non ho messo la sporcizia, ho usato la vera sporcizia. Perciò, diciamo, peli di cane. Ovviamente. C'è il bambino che gioca, perciò vediamo come si comporta. Allora, accendiamo minimo. La luce che inquadra. La seguiamo, vediamo. Adesso mettiamo ad eco. Ok,
il rumore è veramente, veramente dolce, rilassato e senza nessun tipo di problema. Come potete notare, illumina pure molto bene questa superficie, vedete? Se la togli, se adesso siamo al massimo, mettiamo aperto. Ma vediamo in questo punto che ci sono dei segni di castagno. Sempre in modalità eco. Anzi, voglio azzardare. Modalità minima. Vediamo. Ecco, guardate. Punta. Non c'è nulla, non mi posso muovere adesso, guardate qui, ecco, passiamoci. Cioè, proprio una cosa fantastica, come potete notare, adesso è stata assemblata in modo che si può usare con una semplice scopa elettrica, dove qui abbiamo, che abbiamo fatto notare anche già prima, il minimo, eco e max. Ma ora riaccendiamolo. Qualche pelo, come vedete, benissimo. Ora non so se il programma si nota, però ci sono, mi passa qui. Non ci sono più, ragazzi. Allora, io direi di arrivare. Allora, dopo questo, ragazzi, direi di arrivare alle conclusioni. Allora, ragazzi, come abbiamo potuto vedere, ha aspirato veramente bene, sia in modalità minima, eco e anche max. Cioè, sinceramente, con il vero sporco che possiamo notare, che è inutile fare prove, buttare lo zucchero, sale, è scontato che lo fa, secondo me, tutti quanti, pure quello più scarso, è quasi scontato che lo fanno. Ho voluto fare questa aspirazione nel mondo reale al 100% con qualche pelo, qualche coccia, di tutto, di più, per vedere come fa e si comporta benissimo. Allora, che dire, esteticamente è fantastica, è un'alternativa al Dyson V15, ragazzi. È una cosa fantastica. Cioè, l'ho detto 20, ma è troppo bella. Esteticamente, guardatela, cioè, delle finiture bellissime. Filtro EPA, lo ricordiamo, che è facilissimo da smontare, cioè, un semplice giro così, si sfila. Lo girare in presso non lo faccio, perché dopo, se no, ecco, come notate, quel poco che abbiamo aspirato, che abbiamo visto, uscirebbe poi qui, questo si apre, e girandola da questa parte, si pulisce il filtro EPA. Tutte le mini particelle, si gira 10 volte a 180 gradi, poi al contrario invece si sfila il filtro, che il filtro si cambia una volta ogni 3 anni, però una volta ogni 3 mesi minimo, è da fare questo giochetto di pulizia. Una volta sfilato lo si mette dentro un secchio, si sbatte un pochetto piano piano e poi si rimette all'interno. Adesso noi lo riattacchiamo tranquillamente, cioè più semplice di così. Perfetto, si regge da solo in questa modalità. Nell'altra modalità, diciamo, chiamiamola modalità Dyson, ovviamente non si regge da solo, si deve appoggiare e c'è anche il rischio che potrebbe cascare. Nell'ultima modalità, di cui si usa solo questo pezzettino qui, là, ovviamente facendo piccolino si possono usare questi accessori in miniatura oppure anche per modalità grande, ma magari per la macchina ovviamente serve più piccolo, perciò è più comodo usare quelli. Questo è un altro accessorio che è per i gatti, i cani, per usarlo sopra i mobili, soprattutto divani. All'interno c'è tutto un sistema elettronico che registra quello che tu raccogli, che manda la centralina, che comunica con l'aspirapolvere per evitare che si rompa, eccetera, eccetera. Abbiamo anche in confezione quest'altra spazzola. L'unica spazzola, come ho detto all'inizio del video, che manca è la spazzola per i pavimenti duri, che si trova nel Pro.
e manca ovviamente una batteria in più, però si può arginare questo piccolo danno, possiamo dire, comprando batteria in più che si può acquistare ovviamente separatamente e anche l'altra spazio, e così si ha tranquillamente un Reflex HX2 completo, max, ma compro, max, a tutto, a tutti gli accessori. E ragazzi, per questa recensione è tutto, devo dire che molto soddisfatto, mi dispiace che nessuno youtuber ha recensito questo tipo di aspirapolvere elettrico, che secondo me è l'unico rivale vero al Dyson V15, perché è assurdo. Come avete visto, la luce pure davanti funziona benissimo, anche pure meglio del LED che si vede verde del Dyson, che poi è piccolino e sta di lato qui, perciò non è che riesce a illuminare benissimo, invece questo illumina tantissimo, si vede di tutto e di più. E che dire ragazzi, è ottimo. Io vi chiedo soltanto di lasciare un bel commento sotto per farmi sapere cosa ne pensate di questo tipo di articolo, se volete vedere altri video o anche altri tutorial per il montaggio in diversi, negli altri due step che ha, oppure per smontare il filtro. E ovviamente iscrivetevi e azionate la campanella. Io vi ringrazio ancora per averci visto e ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi.